Napoli non è un sabato qualsiasi, quello del 19 marzo del 1955. In via Francesco Savelo Gargiulo, nel quartiere Porto, adagiato all'ombra della Basilica di Santa Chiara, in un basso abitato da un monacello, lo spirito benevolo del folklore partenopeo, tra le 14 e le 15 nasce Giuseppe Daniele, accolto anche dal viso sorridente della bella Ambriana. La tavolozza di mille colori della città, nata dal canto della sirena partenope, ancora non sa che si sta per arricchire di una nuova gradazione, mentre la luce del primo pomeriggio filtra tra i palazzi, disegnando ombre surreali. Oggi, 19 marzo 2020, Pino Daniele avrebbe compiuto 65 anni nel giorno della festa di San Giuseppe e della festa del papà. Questo mio libro, Yes and No, Pino Daniele, tra pazzie e blues, storia di un masenello neapolitano, edito da Epi nella collana musica diretto da Ezio Guaidamacchi, è un mio atto d'amore nei confronti di un poeta, di un compositore, di un musicista, di un artista che ha ridisegnato con la sua arte le coordinate della canzone d'autore in Italia, uno dei primi ad aprirsi alla world music, un libro che si avvale della prefazione di Maurizio De Giovanni, della prospazione di Peppe Lanzetta, delle fotografie di Lino Veretti e di Dino Borelli e di ben 70 testimonianze scritte ad hoc in interviste che ho realizzato vivo in 30 anni di giornalismo a musicisti internazionali, nazionali, addetti ai lavori, familiari, amici che hanno condiviso con il Mascalzone Latino un tragitto di vita. Come vi dicevo, è un atto d'amore verso un uomo, un artista, un poeta che rappresenta per Napoli, ma non solo, qualcosa che va oltre. Thank you.